Dopo aver ascoltato le voci del Comitato Alluvioni Montepaone e dintorni, abbiamo inteso raggiungere il presidente della provincia, il dottore Bruno, per chiedere anche a lui delle informazioni maggiori in merito. Ovviamente lo ringraziamo innanzitutto per la disponibilità e per averci accolto, quindi grazie e buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. E facciamo vedere al presidente, lo facciamo vedere davanti alle nostre telecamere, il filmato che abbiamo realizzato, quindi le voci di queste persone che sono sicuramente arrabbiate, che chiedono delle risposte certe. Quindi al termine del filmato il presidente ci darà delle risposte, speriamo attendibili. Vediamolo. Noi siamo incavolatissimi, per non dire parole un po' troppo forti, perché purtroppo è da 3 anni che noi stiamo cercando in tutti i modi di far capire che qui il centro abitato è spaccato in due, le nostre attività sono andate già in rovina, cioè io ho un'attività commerciale che bene o male prima si andava tranquillamente, anche se c'è una crisi generale, però voglio dire a questa crisi si è aggiunto la strada che si è chiusa e non si riesce a capire, perché i lavori vanno molto, molto a rilento, non si riesce a capire perché non si lavora, perché non si arriva alla determinazione di aprire questa strada principale, perché è una delle strade principali, e poi che si arriva a Montepone Superiore, arriva nei paesi limitrofi. Noi domandiamo e poniamo la domanda principale. Ma la comunità di Montepaone merita questo? Cioè, questa è la mia domanda principale. Cioè, a questo punto, perché Montepaone deve essere, per non colpe la cittadinanza, perché deve pagare colpe non sue e questo spaccamento tra la parte sud e la parte nord di Montepaone? E queste sono delle domande da fare. Noi a questo punto, grazie a voi, lanciamo da questa televisione un sollecito immediato a chi di competenza, e quindi a questo punto al presidente nuovo della provincia, dico io, e a tutto lo staff tecnico della provincia, a sollecitare al più presto e a risolvere il problema. Noi come cittadini siamo a disposizione dell'ente, abbiamo a cuore il benestare della cittadinanza di Montepaone. Vorrei soffermarmi su un altro aspetto che non dobbiamo neanche sottovalutare. È a pochi chilometri da qui proprio il camping Leggiare. Era, ormai non c'è più, nel 2000 la tragedia sotto gli occhi di tutti, quello che è successo ha causato 13 vittime. Quindi noi non vogliamo essere pessimisti, però non possiamo neanche far finta di nulla, visto che questo territorio, come dicevamo all'inizio, è un territorio a rischio. Quindi bisogna. Noi siamo pronti a fare non solo un sit-in sulla 106, ma siamo pronti a manifestare energicamente, perché ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Non possiamo più tenere un paese spaccato in due, con i cittadini che si lamentano, gente ammalata, che di qua non può passare, i mezzi per attraversare il paese non ce l'hanno, che cosa devono fare? Per accedere ai canaloni che hanno lasciato, che l'ANAS ha lasciato attorno alla 106, lei oggi non può accedere per pulirle. Non può accedere, deve andare dalla strada o farsi calare da un elicottero. La stessa cosa è quello che è avvenuto attorno al Caccavari ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, così, vincolo PAI,
proprio da sotto il pontino torinese in giù, Vincolo Pa, eppure hanno costruito più volte. Ora ci sono dei problemi legati alla pulizia di quest'alveo. Io sfido a pulire, ecco, sfido a pulire. La costruiranno, arriveranno fino al bordo del fiume, nessuno gli dirà nulla. Guarda come siamo ridotti, qua è veramente una vergogna. Io per arrivare devo fare 5 km quando ne posso fare uno. Cioè, io non riesco a capire le competenze, chi sono queste gente. Cioè, voglio dire, qua si dorme, nessuno prende provvedimenti. Cosa dobbiamo fare? Chi sono questi responsabili? Li dobbiamo cercare chi sono e devono pagare, perché non è possibile, questi se ne fregano. Se lo lasciavano com'era, forse era meglio, perché si passava lo stesso. Qui c'è da fare, voglio dire, pulire il ponte Caccavari, aprire il ponte Caccavari, quindi che è una cosa, noi abbiamo tutto il fiume pure che deve essere pulito e che diciamo il nuovo presidente ha detto che sarà fatto da qui in brevissimo tempo, quindi io sono convinto che il suo impegno ci sarà e speriamo che da qui a breve ci darà dei risultati, insomma. Allora, Presidente, abbiamo visto il filmato, ovviamente i cittadini hanno anche fiducia in lei, nella sua figura, e il loro appello è proprio quello di dare delle risposte tempestive. Parliamo dell'esondazione del fiume Caccavari, ma anche di una zona a rischio idrogeologico, quindi viste le precedenti situazioni legate alle alluvioni degli anni passati, c'è comunque anche paura in merito a questo. Cosa risponde e come vuole tranquillizzare questi cittadini? Intanto hanno ragione. Io una delle prime cose che ho fatto, a 15 giorni, 20 giorni dal mio insediamento, sono andato a Montepaone, ho incontrato i cittadini di Montepaone. In una iniziativa pubblica mi sono sottoposto alle loro domande, alle loro esigenze. Io ho risposto immediatamente anche con alcune telefonate in diretta ai miei tecnici per dare risposte su questa opera, prima di tutto, che è un'opera che ha conosciuto alterni problemi, fasi in cui i lavori erano accelerati, altri cui non ho capito nemmeno io perché erano bloccati. Fatto sta che ho mobilitato la struttura e posso dire che mi auguro che nel mese di gennaio, entro gennaio, quel ponte potrà essere aperto, perché i lavori sono finiti sostanzialmente, manca un po' di rifinitura dell'opera, diciamo un po' di arredo urbano attorno all'opera, e quindi penso che i cittadini di Montepaone potranno usufruire entro questo mese di gennaio dell'opera aperta. Per quanto riguarda invece la pulitura del fiume Caccavari, chi vi parla è stato presidente della comunità montana negli anni 2000 e ha usufruito, 2000-2005, di finanziamenti importanti per la pulitura degli alvei dei fiumi. Ebbene, io su Montepaone, ricorderanno i cittadini, ho fatto un lavoro di pulitura degli alvei straordinario, che è stato una delle ultime opere di mantenimento, di manutenzione dei fiumi. Ora posso dire che sono un amministratore sensibile. Nei prossimi giorni sarà avviata un'opera di pulitura straordinaria dell'alveo del Caccavari, nei pressi, diciamo, del centro abitato. Abbiamo già affidato all'impresa una perizia di circa 20-25 mila euro per appunto pulire il punto, il fiume dalle criticità. Quindi posso solo in questa vostra intervista dire cose positive, cioè in 60 giorni dal mio insediamento abbiamo attivato e riattivato l'opera pubblica, penso che entro gennaio può essere, diciamo, transitabile il ponte, e poi nei prossimi giorni puliremo il fiume Caccavari per le risorse che abbiamo e per quello, insomma, che noi possiamo fare. Nel senso che il primo tavolo che io ho organizzato il giorno dopo il mio insediamento è stato un tavolo sulla criticità dei fiumi. Ho voluto capire chi ha le risorse e come vengono utilizzate e chi ha le competenze. Quindi ho chiamato intorno ad un tavolo il prefetto, l'autorità di bacino, i lavori pubblici regionali, le bonifiche,
che spesso le bonifiche sappiamo che ci sono, però poi non li troviamo, diciamo, operative. È la provincia che sostanzialmente ha le competenze ma non le risorse. Ebbene, le uniche risorse attualmente a disposizione sono 130.000 euro della provincia, altri non ce ne sono, per cui questi 130.000 euro saranno spesi immediatamente e il Caccavari sarà una delle opere prioritarie. E penso che anche, diciamo, rispetto all'impegno, entro la prossima settimana avvieremo i lavori di ripulitura. Noi la ringraziamo tanto, augurandoci che quanto detto corrisponda ovviamente nei tempi, e sicuramente sarà così. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi e soprattutto un saluto ai cittadini di Montepaone, che sono veramente esausti e devo dire che hanno ragione. Una delle prime cose che ho fatto, sono andato lì a recepire il loro disagio. Che avete appena visto accadeva tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio 2015. Il presidente della provincia ci aveva dato appuntamento entro la fine del mese, appunto entro la fine di gennaio. Oggi è 20 gennaio, siamo tornati a Montepaone, dove stiamo per incontrare appunto il presidente, che proprio quest'oggi consegnerà finalmente alla cittadinanza il ponte ultimato. Quindi andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni. E siamo qui, come lei vede, senza fare una inaugurazione perché non serve, ma non appena finito l'asfalto io aprirò la strada, a dimostrazione che i cittadini non hanno bisogno di parate, ma hanno bisogno di servizi resi e di opere efficienti e sicure. Io mi ero impegnato qui a Montepaone, appena insediato, per dire che cambia la musica. Questa era un'opera che è stata in tanti anni non seguita bene. Bene, noi ci siamo rimboccate le maniche, abbiamo risolto il problema, oggi si apre questo ponte. Io chiedo scusa per i ritardi, anche se mi sono insediato 50 giorni fa, e 50 giorni l'ho risolto il problema. E domani inizieremo la pulitura del fiume Caccavari nel centro abitato. Penso che questa mi va riconosciuta come buona amministrazione. Io continuerò a fare questo perché sono il presidente eletto per fare buona amministrazione. Mi auguro che i cittadini di Montepaone da oggi in poi possano usufruire di questa importante infrastruttura e avevano bisogno di averla prima. Bene, noi la consegniamo oggi. È un segnale positivo sicuramente questo, di buona amministrazione, quindi una volta tanto possiamo parlare positivamente della politica, augurandoci che sia solo un inizio. Appunto, si è insediato da poco, ma già avete individuato dei punti strategici, oltre a questo di Montepaone, sui quali inizierete ad operare da qui a breve. Sì, intanto io sono contento che ho preso l'impegno alla sua televisione, e sono contento che la prima intervista ve la fa lei, perché io gli impegni li mantengo. Oggi abbiamo fatto anche un'altra conferenza stampa, perché io sono abituato a fare le conferenze stampa quando ho le opere pronte, a dire inizia un percorso che ci porterà a fare la manutenzione dei fiumi della provincia. Iniziamo con 6 asti fluviali, tra cui il Caccavari, di un elenco che noi abbiamo redatto di criticità per evitare che eventuali, diciamo, problemi meteorologici creano quello che è successo a Genova. Allora speriamo di rivederci in altre occasioni positive come queste, che diano appunto, che incoraggino i cittadini ad aver fiducia nella politica. Grazie anche a voi per il lavoro che avete svolto, però come voi avete visto, quando mi avete intervistato, mi avete fatto vedere quel report, noi eravamo già sulla palla, eravamo già sul problema. Io l'avevo detto qui ai cittadini di Montepaone non più di un mese fa, e quindi voi avete fatto un buon servizio. Assieme oggi completiamo un'opera, cittadini, diciamo, state tranquilli che ci sono amministratori e ci sono organi di stampa che aiutano, diciamo, i cittadini e chi ne ha bisogno.